Dottoressa Pasanisi, sull'Aquila siamo a metà, quindi diciamo a buon punto. Quasi la metà dei cittadini aquilani ha ricevuto già la prima dose di vaccinazione anti-Covid. Direi che è un ottimo traguardo, ci aspettiamo poi per giugno di avere ancora una maggiore disponibilità di vaccini in modo da poter procedere ancora più velocemente. Maggio è stato già un buon mese, abbiamo visto quindi per Pfizer, Moderna e Johnson con poche dosi, ma comunque il nuovo certo. arrivato è stato ben accettato anche. E un incremento notevole delle vaccinazioni, ma per giugno sarà il mese della svolta. Ecco, a parte il rodaggio dei primi giorni, qui a San Vittorino si va alla grande, ci sono anche insomma commenti positivi, recensioni, chiamiamole così, forse è un termine esatto. Mi sembra che in questo ambiente si sia riusciti a organizzare tutto molto bene, l'utente può godere sia di spazi molto piacevoli e sia anche di personale molto rilassato, perché quando si lavora bene si accoglie anche meglio l'utenza e tutto scorre alla grande. Quindi avete la Protezione Civile che vi aiuta per l'accesso appunto delle persone con i numeri e tutto quanto esatto. il resto. I vaccini, quelli che chiaramente vi vengono dati. La disponibilità che c'è, la capienza è tutta sfruttata un giorno per giorno. Ecco, si equivalgono come servizio e come diciamo risultati di numeri l'hub di Bazzano, quello di San Vittorino? Cioè come si comportano singolarmente? Allora, l'hub di Bazzano, per come è strutturato, non permette di fare numeri di San Vittorino, ma comunque nella quotidianità va molto bene, quindi con i suoi 180-250 vaccinazioni ogni giorno, con punte che sono arrivate anche fino a quasi 400 vaccinazioni al giorno, che vuol dire che è una struttura che ha ancora capienza da poter offrire, funziona anche essa molto bene, ha un parcheggio molto ampio che permette anche lì all'utenza di avere facilità d'accesso e certo gli spazi qui sono molto più ampi, quindi parliamo di una capienza notevolmente più alta. Qui quali sono i problemi che si creano, i disagi? Sono quelli dovuti agli appuntamenti di persone che magari che non hanno l'appuntamento preciso anche con la piattaforma delle poste, insomma di quest'ordine, o rimane sempre la prima cosa la mancanza della dose che non arriva? Rimane sempre la mancanza del vaccino. Certo, su tutti questi numeri il disguido ci può essere, può capitare che una persona non abbia ricevuto il messaggio nel giorno che immaginava, può capitare che invece abbia dimenticato l'appuntamento e quindi si sia presentata per voler fare il vaccino, possono capitare tutte queste cose, ma riusciamo quasi sempre a risolverle anche in giornata. Quindi, vaccini che vengono utilizzati tutti? Nel senso non rimane niente, quindi ci sono i famosi. Abbiamo avuto in capienza zero dosi di diverse specialità vaccinali per diversi giorni, quindi vuol dire che tutto quello che c'è finisce purtroppo e quindi noi siamo pronti a lavorare anche al doppio di quello che stiamo facendo adesso, con il doppio della capienza. Le giornate sono quelle dalla mattina alla sera, i giorni festivi anche. Quindi ormai si va più in regime 7 giorni su 7, dalle 8:30 a 9 fino alle 20:21 la sera, quindi 12 ore ogni giorno.